In questo giochino del libro Maldi dobbiamo riprodurre il ciclo di Stirling. Si vede il nostro gas con un pistone, dei pesi, e noi ci troviamo in questo punto A, nello stato A del ciclo di Stirling. Possiamo aggiungere e togliere i pesi, possiamo aumentare o diminuire la temperatura della sorgente di calore che sta a contatto con la base del gas. Possiamo bloccare o sbloccare il pistone. Per prima cosa dobbiamo realizzare la trasformazione isocora, quindi è un'espansione, dobbiamo perciò bloccare il pistone. E poi dobbiamo fornire calore al gas, perché sappiamo che in un'isocora dove aumenta la pressione, aumenta perché viene fornito, perché il gas assorbe calore dall'esterno. Perciò blocchiamo il pistone e forniamo calore. Vediamo infatti che il punto si sposta, lo stato rappresentativo, fino al punto B. Adesso dobbiamo realizzare l'isoterma. Non agiamo più quindi sulla sorgente di calore, perché il gas deve stare a contatto con un termostato a temperatura costante. Dobbiamo invece sbloccare il pistone e lasciare che il gas si espanda. Lo stato del gas è arrivato da B fino a questo punto. Adesso, se noi vogliamo che il gas si espanda ancora fino a C, dobbiamo piano piano togliere i pesi. Quindi cominciamo a togliere i vari pesi e vediamo che lo stato del gas comincia a spostarsi verso C. Ecco, ora siamo arrivati in C, dobbiamo bloccare il pistone e togliere e abbassare la temperatura per realizzare la trasformazione isocora, il raffreddamento. Siamo così arrivati nello stato D. Siamo quindi nello stato D, adesso dobbiamo sbloccare il pistone e permettere al gas di comprimersi. Quindi non agiamo più sulla temperatura, perché il gas è termostatato con la temperatura esterna, e dobbiamo invece aggiungere dei pesi. In questa maniera il gas si comprime finché noi arriveremo di nuovo allo stato iniziale A. Quindi continuiamo ad aggiungere i pesi, siamo quasi arrivati ad A. Eccoci, e abbiamo finito.